Alberi e lampioni. Case e alberghi. Casinò e night club. Tunnel e cordoli. A Monte Carlo non manca niente, come diceva Graham Hill. Ed è così da quando il progetto del principe Ranieri è diventato realtà, trasformando in una meta di turismo d'élite questo spicchio di terra affacciato sul mare. In questa location da sogno, da più di 90 anni, il Gran Premio è più un evento mondano che un fatto sportivo. E questo è un motivo in più per godersi lo spettacolo in uno scenario unico e affascinante, dove, appunto, non manca proprio niente. Non manca niente neanche a questo campionato di Formula 1, combattutissimo nelle ultime gare, con il solito dominatore che non domina più. Il gap si è praticamente chiuso ed ora la lotta al titolo iridato può diventare veramente una lotta a tre. Non manca neppure un padrone di casa, che però qui soffre di una maledizione che pare mandata dal dio del motorsport. Ma Charles non è tipo che molla il manico e ci proverà, come ha sempre fatto. Non manca l'omaggio a Senna da parte del team con cui è diventato campione tre volte. Livrea splendida della McLaren per Ayrton, il mago di Monte Carlo. Nessuno escluda vincitori a sorpresa, perché Monaco è un'altra cosa. Qui non sono ammessi errori, il segreto è accarezzare i guardrail senza mai baciarli con troppa passione, come disse Coulthard. Per ogni pilota c'è un prima e un dopo la vittoria a Monaco, perché qui tutti possono vincere e ad una prima vittoria di qualcuno, qui noi ci speriamo, giusto per non farci mancare niente.